Siamo a Portici, in provincia di Napoli, per un'ulteriore tappa di questa giornata che ci ha visti, insomma, stare qua insieme a tante attiviste e tanti attivisti della provincia di Napoli. Ora, nello specifico, sono con Andrea, che è un lavoratore stagionale della GESAC, dell'aeroporto di Capodichino. Abbiamo parlato a lungo, però vorrei che Andrea parlasse un pochettino della sua storia. La domanda che io gli farei è: perché noi siamo qua, questo banchetto di potere al popolo, che ci fai tu? Che ci fa un lavoratore della GESAC qua con potere al popolo in campagna elettorale? Salve, per noi questo banchetto è già una prima grande vittoria. Io sono entrato in contatto con Potere al Popolo insieme ai tanti lavoratori stagionali dell'aeroporto di Capodichino grazie a un numero rosso che in pieno periodo Covid i ragazzi di Potere al Popolo hanno messo a disposizione, quindi stiamo parlando di ben più di 4-5 mesi fa, quindi un lavoro marzo che inizia 2020, all'inizio del lockdown, un lavoro che inizia molto tempo fa, e noi siamo lavoratori che erano stati dimenticati da misure di sostegno a favore appunto delle classi che ne avevano più bisogno. In questo caso noi come lavoratori stagionali aeroportuali eravamo stati completamente dimenticati da qualsiasi tipo di sussidio in un momento in cui noi avevamo perso il lavoro. Dunque Potere al Popolo ci è venuto incontro e ci ha aiutato ad organizzarci, a creare una manifestazione, a fare gruppo con altri lavoratori, a creare striscioni che potessero lanciare messaggi, a unirci e nel momento opportuno far sentire la nostra voce nelle sedi opportune. Ad esempio siamo andati più volte sotto la regione Campania a gridare i nostri diritti. Sono state battaglie intense, sono stati almeno 2-3 mesi a partire da marzo in cui Potere al Popolo ci ha dato sostegno, ci ha aiutato davvero tanto, ed è la differenza con tante altre partite, tante altre categorie, perché loro ci hanno sostenuto e ci hanno appoggiato attivamente, fisicamente, andando nei posti, nelle sedi opportune. Oggi siamo qui perché nasce Potere al Popolo Portici. Si permette la bella notizia di Potere al Popolo Portici. Mi permetto di raccontare un episodio della lotta dei lavoratori stagionali della GESAC, perché Andrea, diciamo, per pudore probabilmente non l'ha raccontato. Però non si tratta semplicemente di lavoratori che trovano il sostegno di una comunità come quella di Potere al Popolo e divengono loro stessi parte di questa comunità, perché in realtà siamo noi anche che impariamo tanto ascoltando. E i politici, chi governa questa regione probabilmente imparerebbe altrettanto se ascoltasse una volta ogni tanto i lavoratori, perché spesso anche quando c'è un tavolo di trattativa ci si siede al tavolo ma non c'è un vero e proprio ascolto, perché da una parte ci sono lavoratori che portano anche di sofferenza ma anche di proposta e di soluzioni che mettono là sul tavolo, e dall'altra parte c'è sostanzialmente il nulla, spesso l'impreparazione è più assoluta. A volte è capitato che non sapessero nemmeno di quali lavoratori si stesse andando a parlare, di che categorie stessimo parlando, ed è capitato anche una volta un incontro in regione in cui il racconto dei lavoratori, una volta scesi dal tavolo, è stato quello, un racconto che secondo me è paradigmatico della situazione di questa regione e della battaglia che si svolgerà anche il 20 e il 21 settembre. Perché quando dei lavoratori, ora nello specifico erano per l'appunto gli stagionali della GESAC dell'aeroporto di Capodichino, ma in generale quando un gruppo di lavoratori arriva a parlare ad un tavolo di trattativa con un esponente della giunta regionale, e l'esponente della giunta regionale, un assessore per capirci, dinanzi alla richiesta di riuscire a lavorare per un lavoro stabile, di impegnarsi a garantire un lavoro stabile e non soltanto il bonus da 600 o 1000 euro, che è una tantum, che serve sicuramente, ma non garantisce il futuro di questi lavoratori, non garantisce il futuro della nostra regione. Ebbene, quando i lavoratori si siedono e dicono noi vogliamo un lavoro stabile, un lavoro dignitoso, e la risposta dell'assessore non è nemmeno verbale, ma è un linguaggio, diciamo, fisico, in cui si allargano le braccia e si dice: ma voi non vi rendete conto in che regione vivete, non vi rendete conto che in Campania c'è disoccupazione, non c'è lavoro, e voi osate chiedere lavoro stabile, lavoro dignitoso? Ecco, per me questa è una giunta regionale che va mandata a casa, perché prima ancora degli scandali, prima ancora dell'essere delle mummie del passato che non vuole morire, sono degli incapaci e degli inadeguati che hanno perso qualsiasi possibilità di costruzione del futuro, mentre i lavoratori portano la speranza di costruire un futuro migliore dall'altra parte. Chi ha le leve del potere che fa?
non fa altro che incoraggiare l'assegnazione, sì, e scoramento. Aggiungo che noi non eravamo lì, non abbiamo incontrato determinate persone esclusivamente per richiedere un sussidio. Quella doveva essere una forma temporanea dovuta a un'emergenza momentanea. La nostra è tuttora una battaglia a lungo termine, perché il nostro obiettivo è quello di tornare al lavoro quanto prima, o quantomeno di essere ricollocati in altre posizioni lavorative che possano essere consone al nostro percorso di studio, al nostro percorso lavorativo. Però ovviamente siamo in un posto dove, come diceva Giuliano, la giunta attuale alza le braccia come se questo fosse impossibile, come se parliamo di cose utopiche, e il gruppo di Potere al Popolo appunto ci ha ridato una sorta di speranza, perché noi abbiamo iniziato a lottare, a battagliare per provare a cambiare le cose insieme a loro, perché poi da cosa nasce cosa, e appunto oggi nasce un primo percorso, che è quello di Potere al Popolo Portici, insieme anche a tutta un'area di Napoli sud-est, perché siamo in contatto, ovviamente sono qui oggi anche presenti persone di Ercolano, di Torre Annunziata, di San Giovanni, di Barra, insomma stiamo creando una rete anche qui a Napoli sud-est, e soprattutto per quello che sarà il post elezioni, per costruire qualcosa di forte e solido, un'alternativa valida. E io do i prossimi appuntamenti, perché chiunque di Portici o dintorni può incontrare gli attivisti e le attiviste il 12 e il 13 qua a Portici. Può chiaramente contattarci per avere maggiori informazioni, per entrare in contatto, per cominciare a parlare anche sui social. Però il 12 e il 13 qua a Portici, gli indirizzi precisi li dice Andrea, così non rischio di sbagliare. Sì, il 12 saremo al Viale Leonardo da Vinci, esattamente il numero civico 11, dove c'è il negozio Bla Bla, e il 13 saremo di nuovo qui a Piazza San Pasquale di fronte alla stazione ferroviaria. Quindi l'invito è a segnarvi questi appuntamenti, e tutte le persone di Portici e della zona possono venire a incontrare gli attivisti e le attiviste il 12 e il 13, e poi il 20 e il 21 sapete già cosa bisogna fare: bisogna cercare di portare finalmente il futuro in questa regione, farla finita col passato e col presente di rassegnazione e di arrendevolezza su cui spingono le istituzioni, spingono i vari De Luca, Caldoro e i vecchi di sempre, e cercare di aprire le porte al futuro, il futuro che è possibile, che è a portata di mano, perché le soluzioni esistono, come quelle che hanno portato i lavoratori stagionali della GESAC. Sono soluzioni immediatamente fattibili, ci sono dei piani per il lavoro che possono essere creati nell'immediato. Il 20 e il 21 settembre nelle urne una bella X sul Granato Presidente, un'altra X sul Potere al Popolo, e poi scegliete i nomi dei nostri candidati, perché abbiamo una squadra di 27 uomini e donne qui nella provincia di Napoli, che è una squadra eccezionale, e io sto cercando di girare la provincia anche per permettervi di conoscere, per permettervi di conoscere questo pezzo di Campania, questo pezzo di regione. 27 uomini e donne che non solo non si arrendono, non solo continuano a dare battaglia, ma che hanno capacità, competenze sviluppate nel corso degli anni, con lo studio, col lavoro, con la fatica, con l'emigrazione, col ritorno dall'emigrazione, e non vediamo l'ora di metterci all'opera, e quando dal 22 saremo al Consiglio regionale tutte le istanze, come quella dei lavoratori della GESA, saranno portate finalmente a Santa Lucia, e non saremo dalla parte di coloro che governano, da parte di coloro che governano i flussi, da parte degli imprenditori o da parte degli amministratori delegati delle grandi aziende, ma dalla parte dei nostri, dalla parte del nostro popolo, dalla parte per esempio dei 400 stagionali della GESAC che al momento aspettano ancora una risposta dalla AD Barbieri e dalla Regione Campania.